Filomena, sono qui per fare l'intervista che abbiamo già concordato. Cosa ci preparate oggi? Cosa mi Oggi fate vedere? parlo in dialetto. Come vuoi. Devo fare i cavoli con le scorze da damano, da mele. Va bene, ma ti sei alzata presto per cucinare? Sì, ti alzo presto perché devo fare la pasta, poi devo pulire i cavoli, devo fare il sugo e ci vuole tempo, perciò ti devo andare per forza presto. E di solito quanto tempo impieghi per la cucina? E un po' se ne va. E sei andata a fare la spesa? Eh sì, sono andata pure a fare la spesa. Dove vai di solito? Grazie. Hai dei fornitori particolari Sì, che preferisci? vado sempre a Cafiro. Perché vai sempre da queste Perché fattorie? poi tu ti abitui sempre con uno e ti tratta pure bene, che tu vai sempre con loro. E hai comprato solo quello che occorreva oggi Sì, nella soltanto spesa. quello che occorreva oggi, perché ogni giorno è meglio fare la spesa fresca. E quali sono le ricette che sai cucinare? Oggi devo fare questa minestra. Quello che devo fare Ci sono altre ricette che cucini? Sì, ci sono altre ricette, che cosa materanno, fare cicorie. E di solito che cosa ti riesce meglio? Ah, Meglio, perché noi da piccole siamo state mica così. cosa non le piace cucinare? A me mi piace cucinare tutto, mi piace Tutto. proprio la cucina, stare in cucina. E oggi che cosa cucina a pranzo Questa minestra. Chi ti ha insegnato a I cucinare? genitori, mia Genitori. madre. E noi portiamo sempre quella mentalità di prima. E ci piace, vedete, perché adesso fanno le cose, però a noi non ci piace. Ci piace sempre le cose che facevamo Quando hai imparato? Da noi. Da piccolo. Come piccolo. si cresce, così ti mette a fare la pasta, ti mette a fare tutto della cucina. E per la prima volta? La prima Che volta, età si fa, avevi? Che età avevi quando? ti fai grande, da 3 anni, come sono questi qui. La 3 anni insegnava a impastare, si impastava il pane, si lavava. A mano, tutto a mano. Quindi quando eri bambina chi cucinava? Cucinava mia madre, però noi stavamo appresa e aiutavamo a mia mamma, e sono in cavolo, noi aiutavamo a pulire, a lavare. E quindi cucinavi per gioco o per No, forza? proprio Perché? per di aiutare la mia madre, perché noi eravamo pure parecchi figli, famiglia, anche famiglia numerosa. E quindi le ricette le impari dagli amici, Crescendo, dalla famiglia? no, con gli amici. In casa, crescendo, tu vedi a mamma che cucina e vedi pure tu e ti insegni, ti metti anche tu alla cucina. E chi ti aiuta in cucina? Anche gli altri, sorelle, che sono pure appresa a noi. È cambiata secondo te la dieta alimentare? Sì, è cambiato perché adesso tutte cose. Non lo so, non so più cosa naturale, prima si prendeva tutto di quelle cose di campagna, adesso poi è tutto questo supermercato, però non sono cose belle fresche, come si, tu vai in piazza, per esempio, in piazza sono più fresche del supermercato. Ci sono pietanze che non si preparano più. Eh sì, non si preparano più, lei va a stare in casa che la fa nessuno. O come ho detto, fammi cicorna, non la fa nessuno, o tutte quelle, o la cialde, noi usavamo a fare stare il panino e facevamo la cialde, si faceva la polpetta, adesso no, non si usa più, è duro il pane, si butta, invece no, non si buttava niente. E tu porti sempre questa mentalità di prima. Quando vedi che sta il pane duro, fai le polpette. Quando vedi che sta il pane duro, fai la cialdetta. Anche il pane bagnato, come dicono adesso, fanno le bruschette. E la pietanza che prepari oggi è una ricetta tipica. Sì, è una ricetta di prima. Perché?
Così si faceva prima, tenevo un gallo, facevo un gallo, tenevo le rate, ogni giorno era sempre che tu dovevi fare sempre pasta comprata, non si usava proprio, le facevo tutte tu in casa, e si faceva, diciamo, il tagliolino con le lenticchie, tutto in casa. Quindi per te è tipico, che significa? Perché sono tutte cose naturali, capito? Sono tutte cose naturali che tu fai, invece tu vai a comprare le cose, non lo sai. Sta la scadenza là, la scadenza là, la scadenza là, invece tutto così, le cose fredde. Quindi per te è tipico, è un termine nuovo o lo conoscevi già quando eri bambina? Ma da bambino, proprio da bambino che si faceva tutte queste cose naturali, si facevano biscotti, si facevano focacce, tutto, che si imbastava il pane, si teneva un po' di pasta, si facevano anche le frittelle, tenevo un po' di pasta e facevo le frittelle quando si portava il pane al forno. E questa ricetta che mi devi presentare, la cucinano tutti allo stesso modo o c'è qualcuno che la cucina in maniera diversa? Beh, io poi non lo so che la cucina è diversa, adesso non lo so, però io uso sempre la cosa mia da piccola, mi piace questa cosa E che faccio io, ti non lo ha so insegnato come. tua madre, giusto? Ma questa pietanza anche in altri posti, oltre a Matera, si fa, non lo sai, questo. Sì, si fanno pure in altri posti, anche ai Baresi, si fanno pure, si fanno pure. Nel cucinare questa ricetta, tu cambi qualcosa, metti qualcosa di tuo o così Non come? cambia niente perché io questa cosa l'ho fatta sempre, la faccio sempre volentieri. Quando ho un po' di tempo si fa un po' di pasta fatta in casa. Qual è la cosa più importante di questa ricetta, secondo te? La pasta, perché la pasta ci mette un po' di tempo in più per fare la pasta, capito? Poi facciamo un po' di succhetto con un po' di dendresca, pomodori, una po' di basilico, suo semplice. Va bene, Allora, entriamo nei posso dettagli, vediamo come. iniziare? Sì. Adesso ci mettiamo l'acqua. Ma cambia la quantità a seconda delle persone, quello. Eh sì, perché tu quando sono di più, che devo dire, quando le faccio qua, quando le faccio Sì, di adesso. più, ci metto un po' di sale. Quando sono di più, posso dire che qua le faccio due chili. Invece quando le persone poco, si fa poco. Di solito ne vedi più. Eh sì, le faccio di più. Allora, siccome che adesso è per poche persone, allora ne faccio più poco. Però deve vedere la quantità delle persone. Allora ti deve regolare la pasta che fai, E come misuri la quantità? Come misuri la quantità, signora? Si misura anche così. Okay. A persona. Allora, tu fai quante persone salto? Sono tante di farina. E va. Senza di misurare bilancio, questo e questo. E cambiano pure i tempi di cottura, si aumentano le persone, No, la cottura è sempre quella, perché questa subito si cucina la pasta fatta in casa. Quando esce a bollire la territoria. lei, che sapore deve avere una ricetta per essere buona? Però quando tu fai le cose fatte in casa, ciò che sia sì, cambia tutto il sapore di come tu la vai a comprare la cosa. Se fai una focaccia, se fai la pasta, se fai tutto ciò che fai in casa è tutto un altro sapore. Si conosce la differenza dalla cosa comprata alla cosa che fai tu, capito? Quando si ha tempo è sempre buona a saper fare le cose in casa. Quindi prima si impasta. Adesso mo si impasta e ti faccio bene la pasta. E nel piatto la pietanza, secondo te, come si deve presentare?
nel senso, cioè, queste attenzioni al colore, alla forma, come sono messe le facciate, i piatti, la tovaglia usata. Niente troppo, sempre metta a tavola, metti i piatti, non cambia niente. Anzi, più semplice fai le cose, è meglio. Ti piace sempre cucinare? Sì, mi è sempre piaciuto, da piccola. Ma mi piace ancora adesso. A che età? Da che età? Stavo a detto, come si inizia la vita, tu inizi già da 3 o 4 anni, già tu ti insegni. Perché tu ci vuole anche l'aiuto alla mamma quando è che si fanno queste cose, perché qua se ne va il tempo. E allora tu incominci a giocare, ti fai un po' di pasta, così incominci a fare i biscottini, incominci a fare. Noi facevamo anche le bamboline, i cerdini, le papparelle. Quando era a Pasqua si faceva, che adesso l'ho vista un'altra volta queste cose. Le panna nere che si compra con lo bocco. E panna vendo. Quando è Pasqua si fanno, però l'ho visto che li fanno pure adesso. Che cosa sono panna Erano le cose prime che si facevano, non è come adesso ci sono i panettoni, se no pure non c'era niente, si faceva tutto in casa. C'era un maschietto, si faceva un cavalluccio, c'era la femminuccia, si faceva la bambolina, gli uccellini. Le cose prime, anche per i bambini, c'era per. Sono dei pasticcini, questi, No, dei pasticcini, proprio. Quando si faceva che era la festa, allora si facevano queste cose così, capito? giusto? E dentro mettevate questo uovo, Eh sì, giusto? si metteva un uovo, si metteva. Ti ritieni brava a cucinare, signore? Sto sempre che mi piace la cucina. Come lo sai che sei brava? Lo so che mi piace a me. Ok. E voi degli altri non interessa. Mi piace a me. Perché adesso bisogna che non posso fare bene, non posso fare più cosa fatto prima, però mi è sempre piaciuto e mi piace anche. Quando mi stanco, sì, perché sono di età che non ce la fai più, non è che tu non lo vuoi fare, allora è l'età che tu non vuoi fare più le cose che hai fatto. Quindi ti fa piacere Mi fa piacere. essere no. Non posso fare più 2 chili di pasta come facevo prima, però adesso mi può. Se aiuto che ci sono anche i nipotini, aiuto pure i nipotini e si imparano anche i nipotini. E io voglio che loro si devono imparare come abbiamo fatto noi, perché non si può mai sapere quando va il mondo. Noi siamo stati pure in tempo di guerra e si è visto un po' la miseria, ma speriamo di non venire più. Conosci altre donne brave in cucina? Come si sta poi tutti vicinati, si facevano tutte queste cose. Certe volte si aiutava l'uno con l'altro. Mi viene a aiutare un po' che deve fare la pasta, mi viene a aiutare un po' che deve fare i biscotti, venivano le feste. Smettevamo pure, sorelle Che cosa sanno fare bene le altre e sorelle. È lo donne? stesso quando, perché prima era per tutto così. Così tutto, non è che era proprio di tutto che si facevano queste cose Quindi perché le sanno fare bene, così. secondo te? Perché da piccolo uno si impara e quando si impara da piccolo una cosa va sempre, è sempre avanti. Non vuoi dire a una grande adesso, fai la pasta, non lo sanno fare. Però se tu incominci a dire a una piccolina, si insegna. Mettono in cima i nipotini e si stanno imparando pure a me i nipotini per la pasta, orecchiette, tutto. Perché quando fai la pasta, muore, non dovete insegnare. Perché? Non dovete insegnare. Come si
sia un gigante, ma cosa vuole fare? E si mette e le fanno le orecchiette, fa bene. Quindi rispetti la tradizione, Gesù. E voglio che, si deve imparare. No, si sta ancora imparando. Si sta ancora imparando. Si fanno quel colidì, si fanno orecchiette. Queste sono... Ti piace mangiare bene? Sì, no, mi piace mangiare naturale, non è che mangiare bene. Le cose belle semplici. Che poi mangiare anche assai non è neanche bene. Semplice, deve essere semplice. Come si faceva prima. E quante volte dico, non fate i secondi, fate un primo e basta. Va bene. Pur per la salute, per tutti. Secondo te è importante saper cucinare? Eh sì, è importante. È molto importante. Perché la cucina è la prima cosa che serve. E tu ti mangi un piatto di minestra e stai a posto. Sai invece. Vai. Ti fa piacere quindi sentirti dire che sai cucinare bene? Sì. Te lo dico. E voglio pure che anche i nipotini si insegni. Quando insegna che è buono saper fare tutto. Chi è che ti dice che sei cucinare bene? No, lo dico io stessa, pure per me stessa, perché se tu fai una cosa bella naturale è meglio per tutti. Cos'altro diresti di te per dire chi sei? Io dico a tutti che bisogna di fare le cose naturali. Non far lavorare, non si può. Però quando si ha un po' di tempo, pure lì, e poi lì, a insegnare lì, che quel si insegna. E quando hanno un po' di tempo, lì, non vanno a scuola adesso, si insegna a fare queste cose, che è buono. Perché anche loro capiscono che è un altro sapore, capito? Diciamo pure la pasta fatta in casa, è un altro sapore. Quindi voi che avete fatto? Avete impastato e adesso? Le scorze d'amendo. Così si chiamano? Questo. Queste si chiamano le scorze d'amendo. Come si fanno con le verdure? Con le rave, con i cavoli. Le orecchiette. Sì, le orecchiette tu li devi girare, invece queste non si gira mai. Vuoi che ti faccio qualche orecchietta? Ah, come è buono, sì, faccio vedere. Ti faccio vedere a te. Le orecchiette le fa così. Possono fare pure orecchiette. Questa verdura va di più. È scostami. Ah, è scostami. Che vuol dire insegnare pure tu? Non si attende. Perché adesso università, scuola, feste, si ha pure ragione che non si possono fare più queste cose. Si sta sempre vicino ai libri. Quindi stamattina mi sono svegliata presto e ho visto che qua sta una alzata. Non sei tu? A studiare. Perché poi lo studio non si possono fare queste cose. Si ha pure ragione. Però a insegnare quando si ha un po' di tempo è sempre buono. Quindi avete tanto tempo prima. Però. Eh sì, tenevamo pure i nonni, che i nonni poi erano anziani e poi ci aiutavano noi. Stanno così, allora ci aiutavano a fare la pasta in casa, perché era così tutti i giorni, non è che erano tutti i giorni. E poi si preparava un piatto e si dava ai nonni.
bastava in cucina. Eh sì. Le ragazze. E poi i figli. Non ti sa bastare di andare a passeggio come adesso. Si stava in Garski. Le cucine che infine tenevo la campagna, si andava in campagna. Perché non questi più? Che si usava di andare al mare come si fa adesso. Al mare non esisteva proprio, ma non sapevo mai. Si andava in campagna, si prendeva il sole. Quindi prima si prepara la pasta. Sì, prima si prepara la pasta e facciamo un po' di spezie. Perché la pasta poi deve stare un po' perché è meglio quando è un po' duretta, se no troppo morta. Però finché sta un po' la pasta, si fa. Signora, quindi adesso... Adesso ho finito di fare la pasta e adesso metto a fare un po' di sugo, metto a cucinare il cavolo e poi metto la pasta. Mm. Ho visto che... Sì, ho messo l'acqua che deve bollire per mettere i cavoli. Mm. Queste sono... Senti, come sono queste? Questo sono verde di prima e io ancora li tengo. Mm. Mi piacciono ancora le cose di prima come... li teneva una volta e cucino sempre con quelle cose che mi piacciono. E così si cucinava? E così si cucinava, così. Alzate prima, hai alzato. Sì, sì, non lo so signore, mi sa che è alzato. Sì, 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 è alzato. Un po' di sugo. A fare il succo per il succhetto, con la ventresca e qualche pomodoro. Così era quando era prima il primo cipolla. Perché questo va adatto con buon pancetta. Sono fritti un po' e prepariamo il pomodoro. Questa ricetta la facevate spesso? Sì, spesso. Perché prima si faceva così. Un giorno pasta e lenticchie, le tagnoline con le lenticchie. Un giorno fave e cicorri. Un giorno i ceci con i patatellini. Ecco, questa è l'infantilità. La settimana era tutta così. Le ravi con la... anche con... orecchietto, anche con questo, spostamento. Mm-hmm. Queste erano le cose più. Quindi spostamento fare con la pancetta e basta, solo con la pancetta. Solo con la pancetta e con un po' di sugo. Ah, e basta. Non si mette nient'altro. No, nient'altro. O si mette con la verdura, no? Eh sì, poi cavo. Ah, ecco cavo. Qualche volta l'acqua, messo l'acqua, qualche volta mettiamo il cavo. Poi quando si è fatto un po' di cavo, mettiamo il la pasta è scassata perché quel poi subito si fa, però il cavo si deve cucinare. Adesso facciamo un po' di zucchero. Ho messo a friggere un po' di pancetta. Facciamo anche i pomodorini e questo vanno con un po' di succo leggero. Mm.
Sempre i pomodorini si usavano prima. Sì, i pomodorini si usavano prima perché anche la salsa arrotondante si usava di più la conserva. Si facevano pulire i pomodori, si mettevano dentro i tavolini grandi al sole e seccava questa conserva. Allora tu prendevi un poco di conserva e di pomodorini e faceva i succhetti, semplice. Questo è uno dei tuoi piatti preferiti? No, ho detto che a me mi piace tutti. Tutto. Ciò che si faceva prima, che si faceva le lenticchie, si facevano tutti i cenci, fa bene, penso che mi piacciono tutti. Invece tu variavi pure, non è che un giorno le lenticchie, un giorno le fave, un giorno i cenci. Questo era il pranzo di prima. Però semplice, un po' di zucchetto, con un po' di cipolla fritta, si faceva anche. Un cece con il cavatello piccolo, il nitric si chiamava. Nitric. E si faceva quello con un po' di cipolla fritta, semplice. Lo fare con succhetti, si fanno con succhetti, se no con un po' di cipolla fritta si facevano. E a me piacciono ancora così, semplice. Invece adesso, i giochi di adesso, lo trovo sempre a sashimi. Questa cosa non mi piace. Invece no, a noi ci piacciono tutte queste cose così. Tu fai tutti i giorni, pasta sashimi. Non è neanche bene perché la salute. Allora, questo è uno, i pranzi che si facevano. Questo lo tolgo un po' di più. Questa bolla di l'acqua e mettiamo in tavola. Ne avete puliti stamattina? Sì, stamattina come ci è venuta la piazza così ho lavato. Perché ci vuole il tempo, a tutte le cose vuole il tempo. Così. E questa è un po' la pasta che indurisce un po', cuciniamo i cavoli. Di solito usate i cavoli verdi o quelli bianchi? No, è la stessa cosa, poi ciò che si trova, perché questi verdi, la verdura verde, è più saporita. Anche quando è l'insalata rossa, dice che sono più sapori. Quando li trovo, quando non, quella bianca va bene lo stesso. Mettiamo un po' lì un poco e poi mettiamo la pasta. Che si cucina quella si fa il succè.
so. Adesso ci vuole per così adesso quando si bollono un po' i cavoli mette la pasta però si deve cucinare un po' i cavoli se no così la pasta se ne si fa. Quindi adesso aspettiamo un po', così ci riposiamo un po'. Ma vado a vedere se sono fatti i cavoli e così devo mettere la pasta. Si anche questo contenitore è antico. Ah, sì. Questo è tutto cose di prima. A me sempre piacciono le cose antiche, le cose di prima. Questo è tutto così. Devo assaggiare un po' come di sale. Quindi il succhetto è pronto. Lascia bollire un po' la pasta. Possiamo fare. Adesso vediamo se è fatta la pasta. Ci mettiamo un po' di formaggio. Quelli che sono il piccante, va pure un po' di piccante, però
che si mette a tavola, perché lo vuole per me, farà anche un po' di piccante. E lei come lo procedisce con il piccante? No, io no. Vabbè, quando è l'inverno si va di più un po' di piccante, però adesso che fa caldo è meglio senza piccante. E queste si possono fare con succhette e anche con un po' di cipolla. Se tu non vuoi stare a fare, che adesso fa caldo, è una cosa più semplice, vai a fare un po' di cipolla e la metti, è buonissimo. Quindi adesso però non devi mettere il formaggio. Con succhette fa un po' di formaggio, però se tu la fai con la cipolla fritta non ci va il formaggio. Adesso... E poi è il gusto che ognuno ha il gusto che tiene. Se vuole il piccante si mette a tutte le parti, se no lo semplici. E il bambino poi si fa un po' di pasta senza niente, non vuoi fare niente. Poi dopo, man mano che loro trovano anche il gusto di mangiare un po' di verdura, va bene, senza verdura, se si mangia un po' di insalata, sta anche la verdura, però se abitua a mangiare queste cose di prima, è sempre bene. Allora, il piatto è pronto, se lo volete assaggiare, che se vi piace, mangiate con gusto, vediamo che vi piace. Grazie tante signora, grazie per questo intervento, assaggiamo con piacere, grazie signora. E speriamo che sia di buon gusto. Okay. Come avete detto che si chiama quindi? Cavoli con le sfasciami. Va bene. Un dressing, un po' di succhetto, un po' di basilico. Va bene, grazie tanto. Guarda, bisogna. Siamo sempre a disposizione a voi. Grazie tanto.